Ciao a tutti, oggi è un po' freddino, ma è anche una bella giornata. Stamattina erano meno 24 gradi, adesso mi pare siano meno 20, se internet non mi inganna. Allora, quando arrivo in Italia spesso qualcuno mi chiede: ma come si fa a sopravvivere a meno 20 gradi? Beh, in realtà, nella mia esperienza almeno, la sensazione sulla pelle non è molto diversa tra meno 5 e meno 20, meno 30 gradi, nel senso che senti un gran freddo e basta. Diciamo, quello che cambia è che ti accorgi. Se è meno 20 o anche dai meno 10 in giù, ti accorgi che non riesci a stare fuori all'aperto per tanto tempo. Perché, non so, ti ghiacci, o forse la sensazione, diciamo, che senti sulla pelle è proprio che tipo la pelle si irrigidisce. È una sensazione probabilmente soltanto, però sì, non è consigliabile star fuori a lungo. Quando è così freddo. Ma a livello di sensazione, non posso dire di sentire una gran differenza. Anzi, si sta molto meglio quando sono meno 20 gradi e non c'è vento, che quando sono meno 5 o anche meno 2 o magari anche più 2 gradi, con un vento forte e fastidioso, perché quello ti fa sentire molto il freddo sulla pelle. Invece così, se non c'è aria, a meno 20. Sì, viene un po' da ridere, ma sono sincero, non sto dicendo bugie. Bisogna provare, non è così terribile. Si sente che è freddo, ma non è una sensazione insopportabile. Vabbè, vediamo se c'è solo tanta neve. Vi mostro un po' lo stagno qui che è tutto ghiacciato. Tra l'altro mi accorgo adesso che mi sono dimenticato di mettermi gli auricolari, di parlare attraverso il microfono degli auricolari, ma spero che si riesca a sentire lo stesso. Vi saluto, buona giornata, ciao!